bentornati con i video horror del sabato. Alcuni di voi mi hanno fatto sapere che i precedenti video sono stati come acqua fresca. Ciò significa che non sono stati abbastanza spaventosi. A tal proposito, oggi ho portato per voi dei filmati dove le entità non solo tentano di terrorizzare la propria vittima, ma addirittura tentano anche di aggredire l'individuo in modo violento. Vorrei consigliare a tutti voi di immedesimarvi in quella persona. Questo per farvi capire che guardare un film dell'orrore è un conto, ma viverlo è tutta un'altra storia. Detto questo, cominciamo. Nel primo filmato si può notare un ragazzino che fa su e giù su un terrazzo. Ad un certo punto, dietro le sue spalle si materializza una strana sagoma nera che spinge il ragazzo in modo violento, forse nel tentativo di buttarlo giù. Anche se le immagini sono un po' vecchie, lascerebbero chiunque senza parole. Un uomo torna a casa sua dopo una stressante giornata di lavoro. All'inizio sembra non succedere nulla di strano, fino a quando l'uomo incomincia a sentire bussare dietro la sua porta. L'uomo va subito a controllare chi potrebbe essere, ma proprio quando sta per aprire la porta, una strana ombra nera prende l'uomo e lo solleva da terra, trascinandolo dentro una stanza. Due amici scendono le scale di un condominio. Arrivati sul pianerottolo, uno dei ragazzi viene aggredito da una strana sagoma nera. L'entità prende il ragazzo e lo scaramenta a terra. Il ragazzo riesce a rialzarsi e a fuggire subito con l'amico. Chissà cosa sarebbe capitato a quel ragazzo se non ci fosse stato l'amico ad aiutarlo. Il video finisce qui, ragazzi. E noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Trascinandolo per le gambe per tutto il corridoio. L'uomo incomincia a dimenarsi nel tentativo di liberarsi da quella stretta. Finalmente l'uomo riesce a liberarsi e a fuggire. Credo che questa sia una di quelle esperienze che una persona dimenticherà difficilmente. Il video finisce qui, ragazzi. E noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.